Questo è il primo video del canale YouTube del corso di laurea magistrale in storia dell'arte che io coordino presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Abbiamo così ritenuto di dover dare la massima visibilità soprattutto agli occhi dei nostri studenti, dei giovani che così massicciamente si muovono lungo le vie del web, nei social, alle più svariate attività di didattica, di ricerca, di divulgazione che si svolgono in ambito storico-artistico all'interno del nostro Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell'Arte. Del resto, negli ultimi anni abbiamo in tutti i modi tentato di rinnovare le nostre metodologie di didattica, approfittando delle enormi possibilità che la tecnologia del nostro tempo ci offre, non soltanto in direzione delle digital humanities, e mi riferisco alla archiviazione elettronica, alla elaborazione digitale dei testi di trattatistica storico-artistica del passato, testi che vengono fatti oggetto di studio all'interno di un nostro laboratorio, il laboratorio di fonti per lo studio della storia dell'arte, che è strettamente collegato con le attività della rivista telematica Orti Esperidum, ma anche in direzione della visione artificiale. Tant'è vero che negli ultimi 4 anni abbiamo, noi storici dell'arte di Tor Vergata, intrapreso una collaborazione scientifico-didattica col Centro Ricerche Enea di Frascati, che ci mette a disposizione la più sofisticata strumentazione di scansione tridimensionale dei materiali figurativi. Una collaborazione che si è rivelata per tutti noi, non soltanto per i nostri studenti, ma anche per noi docenti, estremamente feconda. La qualità della didattica, la qualità della ricerca, oggi, che lo vogliamo o no, si misurano anche in base alla capacità di impatto, rispetto cioè alla visibilità. Chi dunque lavora bene, ma riesce a rivolgersi esclusivamente agli addetti ai lavori, è come se non lavorasse, come se non ci fosse. E per questo noi studiosi, noi docenti, abbiamo creduto di dover imparare dai nostri stessi allievi, imparare a essere meno autoreferenziali, ad aprirci nei confronti delle esigenze provenienti dal di fuori del mondo accademico, dal mondo del lavoro, dal mondo dell'arte contemporanea, dal mondo dei giovani, dalla loro mentalità, dalla loro sensibilità. Ed è così che abbiamo creduto di dover imparare anche noi a guardare al futuro, rivolgendo il nostro sguardo verso il passato.